Bella per tutti voi, bentornati in questo nuovo episodio di New Record. Come al solito analizzeremo insieme a voi e commenteremo insieme a voi i più bei record videoludici. Cioè, belli, poi quelli più interessanti, quelli, vabbè, dei record. Quelli che abbiamo trovato, dai. Qui abbiamo la maratona più lunga sul gioco di calcio sportivo. Proprio la cosa, le robe interessanti. In che senso? Questo qua sta, se sta a sedere su un divano, quindi è poco probabile. Sì, no, ma infatti il detentore è Chris Cook. Questo inglese, proprio fisicamente anche inglese, si vedeva lontano un miglio che è inglese. Che tra il 5 e il 7 novembre ha fatto una maratona di 48 ore, 49 minuti e 41 secondi a FIFA 15. Cioè, quindi lui, mentre giocava, correva. No. Dai, sto scherzando. Vabbè, sì, io non colgo l'ironia. Io sono... Ho capito, quindi... E l'ha fatto in un bar. L'ha fatto presso il Loading Bar Gaming Cafe a Dalston, a Londra. Ah. Vabbè, lì. Ad Airston. Esatto. Durante un evento per raccogliere fondi per Special Effect, un'associazione caritatevole per videogiocatori disabili. Vabbè, questo almeno è una cosa bella. Infatti, poi che c'avevamo, dai? Abbiamo la serie di third person shooters più venduta e ovviamente il detentore è Gears of War Series. Sì, ma è tipo il secondo record che vince, va bene. Ma cioè, ne ha sempre vinti... lo stesso motivo, poi più... Cioè, abbiamo capito, è il top del top. Ha venduto 20,45 milioni di copie. Ah. Non sono poche, No, per carità, sono tante, cioè sono veramente tante, effettivamente. Però tu dici, non ti convince, secondo te non se lo non merita. Lo so, non lo so. Non una vena polemica. No, perché lo vedo sempre di nicchia, ma poi mi stupisco, quindi non lo so, forse è una mia idea che sia di nicchia, non lo so. Forse il multiplayer. Sì, cioè, sicuramente perché non so Xboxaro, quindi non capisco, probabilmente quello. Non so, io ho giocato solo il primo perché uscì su PC, devo ancora correre gli altri. Mentre adesso abbiamo il maggior numero di circuiti in un videogioco, il detentore Gran Turismo 6, che ha ben 86 circuiti. Ma il 6 era quello col prototype prima, mi sa, quindi c'aveva... Non vabbè, lo so. Comunque, tante piste. Il record precedente era di Gran Turismo 5, con 60 tracciati. Ammazza. Quindi ci hanno aggiunto 26 tracciati e via, detto così, dai, spicci proprio. Vabbè, tanto saranno tutti ovali come al solito, come tipo sempre. Sono buoni tutti a fare piste ovali. Cioè... Io non mi ricordo se era su Gran Turismo 6 che c'era quel video che girava di una gara di tutte 500 su una pista con un po' di salita e nessuno riusciva a superare la salita, andavano all'indietro in retromarcia. Era una gara al contrario. Sì, ma era fantastico perché vedevi che prendevano tutti la rincorsa, poi si bloccavano a metà salita e incominciavano ad andare indietro. Spingi, spingi! Scendi e spingi. Mentre adesso abbiamo il record del più grande Bead Sprites e il detentore è Kevin Gillespie. Io chiedo scusa se non sono riuscito a trovare tante immagini o comunque un video dedicato a questo record, però è stato veramente difficile. Io, cioè, mi sono sentito un investigatore privato che è dovuto andare su Reddit cercando la data di quando sto roscio pazzoide aveva pubblicato per sbaglio un'immagine e poi tutti quelli... Ma che è? Tipo quelle cose piccoline che hai tu anche appese alle pareti. Come si chiamano? Ah, ok, le perline quelle. Io c'ho quelle brutte dei Ikea. Esatto. Come si chiamano? Non c'ho il nome del cavolo. Oddio. Vabbè, pisca, quelle col pisca. Pisca, bravo. Quindi ha fatto una cosa, il coso più enorme di tutte. Sì, con 17.344 bid ha ricreato la replica esatta della schermata del titolo di Legend of Zelda. È ampio 1,25 m e pesa 2-3 kg. Sì, ma io voglio essere sempre polemico, però la maggior parte è rosa, cioè non è che è difficile. Vabbè, però ha avuto tanta pazienza, mettiamola così. Vabbè. Adesso invece abbiamo la più grande area reale ricreata in Minecraft e il detentore è GB Minecraft 2. Ok. Praticamente il 23 settembre 2014 l'ente pubblico inglese che redige la cartografia ha rilasciato una mappa chiamata appunto GB Minecraft 2. Basata sui loro dati geografici, rappresenta 224.000 km quadrati e ha richiesto 83 milioni di blocchi. Miliardi, scusami, 83 miliardi di blocchi. Wow, figo. Ogni blocco sono 25 metri quadrati. Mamma mia, mi sta a laggar video per quanti sono i quadratini, guarda. Sì, no, infatti questo è il video anche migliore che sono riuscito a trovare. Cioè, laggava talmente tanto che non sono riuscito a trovare un video migliore.
incredibile. Un record laggante. Che poi è brutta pure da vedere. Cioè, che cazzo te lo fa fare? Come fai a fare le strade? Come fai a fare le cose? Ma infatti, cose, tipo, è un po' tipo azzardata così buttata lì. Comunque, se vi è piaciuto questo episodio, guardate il precedente episodio cliccando qui. Oppure iscrivetevi al primo canale, seguiteci su Telegram, Facebook, Twitch. E questa è la scaletta. Se volete dargli un'occhiata, per il resto, bella per voi. Oh ragazzi, ancora a Romix, fino a domani. Se venite a Stand MSI, faccio pro RVR e poi vi abbraccio. Per davvero, no VR. Ciao.